dire che insieme vinciamo noi, ragazzi. Vai Maglio! Ciao ragazzi, scusate intanto la voce, vengo da una settimana di influenza, quindi sto un po' a pezzi. E voglio farvi delle domande, quindi me le vengo a fare lì. Vediamo se ci arriviamo. Vai zucca. C'hai per caso, e quindi ci vai magari a cena, un amico che ha fondato la P3? La? Non ce l'hai. Vediamo di questa parte. Hai un amico che è condannato per favoreggiamento esterno in associazione mafiosa? No. Non ce l'hai? No. Peccato, Veniamo da questa parte. Lei per caso c'ha un amico condannato in definitiva per frode fiscale? No, non ce l'ha. Difetti sono questi, C'avete per caso un amico che regolarmente ha contatti con il clan dei Casalesi? Non ci abbiamo niente. Esatto. Ecco, no, è importante. È importante sapere se avete questi amici, perché in questo momento, in questi mesi, il vostro Presidente del Consiglio e il vostro Presidente della Repubblica li invitano a cena, questi personaggi. E sono nell'ordine Berlusconi, Verdini, Dell'Utri e Cosentino. Questo è lo stato del nostro paese. Ora, se accettiamo che il nostro Presidente del Consiglio, tra l'altro autoproclamatosi tale, e il nostro Presidente della Repubblica, tra l'altro autoproclamatosi tale perché al secondo mandato fuori da ogni prassi costituzionale, se accettiamo questo, e allora vuol dire che questo paese non ha speranza. C'è uno scrittore del 500 che si chiama Étienne de la Boétie che sostiene che l'uomo nasce libero ma preferisce vivere schiavo. E dice che preferisce vivere schiavo perché sarebbe facilissimo ribellarsi, perché normalmente chi detiene il potere sono pochi al cospetto di tanti, e quindi tanti, se volessero davvero, potrebbero cambiare le cose. Il Movimento 5 Stelle è esattamente questo, è quell'insieme di tante persone che decide di alzare la testa, di tirarla fuori dalla sabbia e di cambiare le cose. Noi nasciamo così, nasciamo non oggi, non nel 2013, nasciamo nel 2005, e questo lo dico sempre perché è importante prendere consapevolezza che la parte politica del Movimento 5 Stelle è un braccio del progetto, tutto il resto è quello che si fa nella società ogni giorno con i meetup, con il lavoro sui territori. Ed è importante saperlo e considerarlo, perché quando smetteremo di lavorare a quel progetto finirà tutto, finirà anche la parte politica del progetto. Maglio, e allora è importante partire da lì e continuare sempre ad aiutare i gruppi locali che lavorano e che creano tutto quello che abbiamo portato avanti. Il 2013 è stato un exploit soltanto per chi non sapeva niente del Movimento 5 Stelle. Chi lavorava già sui territori sapeva che sarebbe successo quello che è successo poi con le elezioni politiche, perché sapeva quanta gente aveva lavorato a un progetto che all'inizio era soltanto un piccolo, una scintilla, una speranza, e poi è diventato un sogno gigantesco. Io lo dico sempre perché molti veramente non si rendono conto del miracolo che sta succedendo. Io nel 2009, quando ero casualmente, perché io vivo a Milano dal 2006, quando sono andato a vedere al Teatro Smeraldo la creazione, il 4 ottobre del 2009, la creazione del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo venne lì a dire: io ho questa proposta, vediamo che cosa ne esce fuori. Io uscii da lì e mi attivai subito con qualcuno che aveva la stessa mia voglia di fare qualcosa di diverso, magari di buono, non lo sapevamo, era totalmente incoscienza pura. E allora andavo con un banchetto fatto a penna, disegnando le stellette a penna, andavo a Cantù e parlavo del Movimento 5 Stelle, parlavo di un gruppo che voleva cambiare lo status quo, perché c'era gente che stava male, a Cantù stanno benissimo, una delle città più ricche d'Italia, c'era gente che stava male e soprattutto c'era un paese che non aveva più la forza di andare avanti davvero. Ho preso tante di quelle parolacce che me ne ricorderò per tutta la vita, ma da quel momento il sogno ha continuato a crescere. E poi, quando siamo arrivati infatti in Parlamento, io non ero assolutamente stupito, ero stupito che ci fossi io, perché come dice Roberta, nessuno di noi sentiva chiaramente adatto a quel ruolo. Noi eravamo abituati a pensare ai grandi statisti della politica, fino a poi a renderci conto, avendoli davanti, che sono personaggi da quattro soldi. Io vi chiedo, davvero vorrei che ognuno di voi avesse la possibilità una volta nella vita, voi ce ne avete uno fantastico, tra l'altro avete Razzi qua in Abruzzo, ma vorrei che aveste la possibilità di fare due chiacchiere con Brunetta, cioè capireste la pochezza di questa gente. Non ci sono più i De Gasperi, quella gente, i politici che facevano politica
hanno smesso di esistere quando la politica è diventata business. Quando la politica diventa business, ci sono soltanto poche persone più che intelligenti smaliziate che si circondano, come in tutte le corti, di perfetti idioti. Perché il perfetto idiota farà sempre quello che tu gli chiedi, non si chiederà mai se è giusto o sbagliato. La differenza del Movimento 5 Stelle è proprio quella, che noi, il nostro sistema di creazione di una lista dal basso, popolare, che quindi può portare dentro chiunque, noi siamo la rappresentazione della società, ci abbiamo gli scienziati, ci abbiamo quelli che hanno la quinta elementare, ma siamo una rappresentazione perfetta dei cittadini. E non avendo una gerarchia interna, siamo liberi di agire secondo una sola cosa, anzi due, coscienza e onestà. L'unica garanzia che noi possiamo darvi, l'unica promessa che possiamo farvi, è che saremo persone oneste. Tutto il resto non possiamo promettervelo, perché quello che faremo sarà quello che insieme riusciremo a creare. In Parlamento stiamo agendo esattamente così. Non so se sapete che noi siamo il primo gruppo nella storia della politica che scrive le proprie leggi consultando i cittadini online. Abbiamo un sistema che si chiama Lex sul nostro portale www.parlamentari5stelle.it. Trovate un sistema che si chiama Lex, che vi permette di commentare e quindi modificare le nostre proposte di legge. Tutto ciò che noi depositiamo è condiviso con i cittadini. Io vi invito a scrivere una mail a Brunetta e chiedere se potete partecipare alla scrittura della legge sulla riforma elettorale. Fatelo. Vi risponderà che ci sta pensando Verdini, uno che è indagato, e ci sta pensando lui insieme a Renzi, uno che è già un condannato in primo grado. Questo è lo stato comatoso delle nostre istituzioni. Quindi, come diceva Etienne La Boitier, ci riprendiamo noi le istituzioni in mano e siamo noi parte delle istituzioni, le creiamo noi, ne facciamo noi parte, perché quei palazzi sono nostri, i fantastici palazzi domani di cui parlava Colletti, sono nostri, li abbiamo pagati noi, li sovvenzioniamo noi, li alimentiamo noi, la gente che ci lavora dentro, da cui noi sono pagate, queste persone sono pagate da noi stessi. Quando noi diciamo siamo cittadini dentro le istituzioni e siamo dipendenti del popolo sovrano, Non stiamo facendo populismo, vi stiamo leggendo la Costituzione italiana. Comprendiamo questo. Quando avremo compreso questo, sarà naturale agire tutti quanti insieme affinché le cose cambino davvero. E quando una moltitudine di persone decide di cambiare, riesce sempre. Le più grandi rivoluzioni non sono mai nate da una singola persona. Sono nate dalla sana incazzatura della gente che non ne poteva più di aver messo i piedi in testa. Io credo che l'italiano possibilmente abbia forse un livello di sopportazione un po' più alto di altri popoli, perché probabilmente siamo stati sempre abituati a subire in modo passivo. E il primo atto rivoluzionario che potete fare oggi è ad esempio spegnere la televisione. Io l'ho buttata 7 anni fa, non ho una televisione da 7 anni, e credetemi, vivo molto meglio. Oggi noi abbiamo fatto un'esposta alla G-Com, ad esempio. La dittatura mediatica che stiamo subendo è a livelli imbarazzanti. C'è la legge sulla par condicio che prevede che tu possa andare in televisione come Presidente del Consiglio soltanto se parli delle attività di governo. Ora vi invito a guardare un qualunque video di Renzi in televisione e capire se sta parlando di governo o se sta spalando fango sugli altri gruppi politici. Questo è qualcosa che è inaccettabile e che, e lo dico con tristezza, uno dei passaggi previsti dall'AP2 di Licio Gelli per creare una dittatura governativa. Perché quando tu occupi i media, come già iniziano a fare Berlusconi, quando inizi a fare propaganda continua, diventa dittatura. E allora o ci svegliamo da questo brutto incubo o non risolviamo nulla. Avete la possibilità, come diceva Sara, di scegliere i vostri candidati comunali, di scegliere i vostri candidati alla regione e anche alle europee. È un'opportunità unica. Non so, se, come dice Sara, se sarà l'ultima, perché io credo che il nostro progetto andrà avanti e questi qua sono soltanto dei passaggi, ma sicuramente è una grandissima opportunità per dire: signori, anche qui a Giulianova c'è un popolo sovrano che ha alzato la testa e ha scelto di cambiare le cose. Facciamolo, pigliamoci questa responsabilità, non abbiate paura di chi da lontano vi guarda e vi giudica, perché quelle persone che da lontano vi guardano e vi giudicano non hanno il coraggio di affrontare il loro nemico vero, che sono questi mafiosi che abbiamo nelle istituzioni. Vi do soltanto un'altra piccola informazione. Noi
ci chiedono tutti, io poi sono vado spesso in contesti europei perché sono un delegato del Consiglio d'Europa, e tutti hanno si pongono questi dubbi: ma il Movimento 5 Stelle cosa vuole fare? Siete gli sfascisti dell'Europa? Perché purtroppo la stampa estera si alimenta della stampa italiana per avere informazioni. E io dico sempre no. Noi andiamo in Europa per cambiare l'Italia, significa che noi vogliamo andare lì e avere il coraggio di porre nuove condizioni, di dire questi accordi che avete preso senza consultare i cittadini italiani non possono andarci bene più. Perché il nostro popolo, il popolo italiano, non può essere schiacciato da accordi internazionali. Noi vogliamo ricontrattare tutto, farlo nei tavoli europei e dire: o l'Europa prende in considerazione il popolo italiano come un popolo sovrano e che ha bisogno di dignità, e quindi ricontrattiamo Fiscal Compact, che lo aboliamo, il MES, che lo aboliamo, facciamo degli accordi tra i paesi del sud dell'Europa meridionale, accordi economici che possono aiutarci a contrastare con le potenze del nord Europa, o facciamo questo o l'Italia se ne va. Ma credetemi, l'Italia non se ne potrà andare così, perché l'Europa è fatta per gran parte della capacità italiana, l'abbiamo creata noi l'Europa, quindi non potranno far altro che dire ok, ricontrattiamo tutto, ristabiliamo da capo tutto, e quello sarà il momento in cui il popolo italiano potrà dire finalmente le politiche di dignità sociali, il welfare per come si intende davvero, lo abbiamo fatto noi, e il nostro centro, il nostro focus sarà sempre i cittadini e la possibilità reale di avere pari condizioni e pari dignità. Facciamolo insieme, sono sicuro che a maggio vinceremo e li manderemo tutti a casa davvero. Grazie. Grande Maglio!